Nel video precedente ho parlato del Padre Celeste spiegando che noi siamo suoi figli e egli ha un corpo di carne ed ossa. Vuole che noi siamo felici e tramite la preghiera possiamo comunicare con lui. La vita sulla terra è la scuola per imparare e crescere con l'amore e l'obbedienza ai suoi comandamenti, ma siamo liberi di scegliere. Lui ha un piano di salvezza dal peccato tramite l'espiazione di Gesù Cristo che ha sofferto nel giardino del Getsemani e sulla croce. Attraverso la fede in Gesù Cristo possiamo gestire le nostre prove. Un modo da non trascurare per sentire l'amore di Dio è dato tramite i profeti che detengono il sacerdozio, ovvero il potere di agire nel nome suo. I profeti imparano la sua volontà pregando e ricevendo risposte, le cosiddette rivelazioni. Poi insegnano alle persone con la propria testimonianza di Gesù Cristo. Ecco l'importanza delle sacre scritture come la Bibbia. Lo scopo di questa esistenza è di tornare un giorno a vivere con Dio, ma purtroppo l'uomo naturale respinge i suoi insegnamenti e si allontana. È così palese in tanti esempi della Bibbia. I profeti venivano respinti, persino perseguitati, dando vita alla cosiddetta apostasia, cioè una condizione dove Dio ritira l'autorità del sacerdozio che organizza la Chiesa di Gesù Cristo. Durante il suo ministero, Gesù Cristo scelse 12 apostoli che avevano l'autorità del sacerdozio. Dopo la morte di Gesù Cristo, gli apostoli ed i membri della sua Chiesa furono perseguitati. Con la morte degli apostoli, l'autorità del sacerdozio fu tolta dalla terra. La dottrina pura di Cristo veniva interpretata in modi diversi e le filosofie dell'uomo crearono divisioni tra i cristiani. Ecco perché l'imperatore Costantino, nel grande concilio di Nicea del 325 d.C., fece sì che si fondasse la Chiesa cattolica. La Chiesa non aveva più il nome di Gesù Cristo. I papi e i vescovi non erano successori di Pietro. Alcuni uomini ispirati come Martino Lutero e Giovanni Calvino cercarono di riformare le chiese, ma senza l'autorità di Dio, la chiesa di Gesù Cristo non poteva essere stabilita. Era necessaria una restaurazione del sistema per dare chiarezza sulle varie chiese protestanti. Facciamo l'esempio di un tavolo di vetro che rappresenta la vera dottrina di Cristo. L'apostasia rappresenta una violenta forza che riduce il tavolo in tanti frantumi di vetro. Ogni pezzo è una verità, così come le svariate chiese avevano le loro verità che, tuttavia, non erano complete. La pienezza del Vangelo era andata perduta. Il tavolo originale non esisteva più. Il sacerdozio di Dio è come la patente di guida che viene autorizzata solamente dal ministero. Il sacerdozio può essere autorizzato solo da Dio e non da un imperatore o da un uomo o da un imprenditore. Quando Dio ha ritenuto opportuno, egli ha restaurato il sacerdozio dopo lunghi anni dalla morte degli apostoli. Nel 1820, nello stato di New York, un giovane di 14 anni, di nome Joseph Smith, proveniva da una famiglia molto religiosa e voleva scoprire sinceramente quale di tutte le chiese fosse quella giusta. La Bibbia insegnava che c'erano un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. E Joseph Smith rimaneva confuso fra i vari conflitti e interpretazioni religiose delle diverse confessioni. Tra l'altro era molto giovane. Un giorno lesse un passo nella Bibbia che diceva che se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio che dona a tutti liberamente senza rinfacciare, e gli sarà donata. Così egli decise di chiedere a Dio, cioè di pregare in un bosco solitario, inginocchiato. Quando si apprestò a pregare per un momento, sentì una forte sensazione che lo affliggeva, ma tutto ad un tratto successe qualcosa. Apparve una colonna di luce che discese verso di lui, da dove spuntavano due esseri di luce che stavano nell'aria e non toccavano terra. Uno di essi lo chiamò per nome ed indicò l'altro, dicendo:
Questo è il mio figliolo diretto. Ascoltalo. In questa apparizione furono proprio Dio e Gesù Cristo come due esseri distinti. Gesù disse a Giuseppe che molti si avvicinavano a lui parlando, ma il loro cuore era distante, avendo ereditato lo stato di apostasia. Così Dio chiamò Joseph Smith come profeta tramite il quale sarebbe stato restaurato il sacerdozio e la Chiesa di Gesù Cristo sulla terra con la pienezza del Vangelo. Dopo questa esperienza unica, altri esseri apparsi dal cielo istruirono Joseph e trasferirono l'autorità del sacerdozio per organizzare la Chiesa di Gesù Cristo con il nome di Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, perché questa Chiesa precede la seconda venuta del Salvatore, profetizzata nell'Apocalisse. Dopo la morte di Joseph Smith, successero altri profeti autorizzati divinamente e oggi la Chiesa ha un profeta vivente insieme ai 12 apostoli, come ai tempi di Gesù. Il Padre Celeste ha ritenuto opportuno di chiarire ed intensificare le sacre scritture anche a causa di molte parti chiare e preziose perdute nella Bibbia, portando alla luce una storia di antichi profeti e provando che Joseph Smith fosse un vero profeta. Il libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Joseph Smith trovò per guida divina delle tavole antiche incise dagli antichi profeti, rimaste nascoste per tanti secoli. Questa storia riguarda i popoli delle antiche Americhe vissute ai tempi che la storia moderna conosce, come la storia dei Maya, Azteca, Incas. E Gesù apparve a questi popoli dopo la sua morte e resurrezione. Joseph Smith tradusse con il potere di Dio questa storia che oggi è tradotta in tante lingue nel mondo ed è divulgato spesso da missionari che si presentano eleganti con una targhetta nel petto con su scritto il nome della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. In Italia questi missionari sono anche volontari e insegnanti di corsi di inglese presso la sede delle varie chiese locali. Ritornando al libro di Mormon, l'invito rivolto a tutta l'umanità è di leggerlo, studiarlo e meditare nel proprio cuore per scoprire se queste scritture provengono veramente da Dio. Dopo un attento interesse ed approccio, il Padre Celeste può rispondere alle preghiere dando una manifestazione dello Spirito Santo. Infatti, è molto importante basilare e riconoscere i segni di esso. Magari non sarà una visione celeste o un'apparizione di angeli che lo confermano, bensì una manifestazione dello Spirito. Nel capitolo 5 del libro di Galati della Bibbia esiste un sermone sui risultati pratici della dottrina della fede e lo Spirito Santo è descritto in questo modo. Il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, longanimità, che significa comprensione, pazienza e tolleranza. Poi benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Se sentite queste sensazioni dello spirito dopo aver pregato sinceramente, questa è la risposta che queste cose sono vere. Per il potere dello Spirito Santo potrete conoscere la verità di ogni cosa. Io so che tutto questo è vero e proviene da Dio ed è un'opera meravigliosa. È un prodigio. A presto.